Nelle aziende di seconda generazione capita sovente che alle redini dell'organizzazione ci sia la prima generazione, ovvero il papà. Il figlio viene dopo e sebbene il papà spesso abbia il desiderio di passare il testimone al figlio, ebbene questo passaggio di consegne nella sostanza non avviene. In questi casi, per mia esperienza, l'organizzazione è alle prese con la risoluzione di conflitti interni tra le due generazioni che prevedono intrecci tra questioni di natura imprenditoriale e questioni invece di natura familiare. Insomma, una miscela davvero esplosiva. Io la conosco bene perché ci sono passato. Un Chief Digital Officer navigato è la persona, nella mia visione, chiamata a sciogliere questi conflitti a patto che le parti lo desiderino davvero. Ed in questi casi il CDO deve chiamare in causa la maggior dose di intelligenza emotiva di cui dispone. Buon lavoro!